Benvenuti a tutti voi a un nuovo appuntamento con Focus. Ottime performance dei consumi fuori casa che superano il miliardo di euro. Stiamo parlando della ristorazione extradomestica che segna una crescita del più 53%, questo rispetto al 2021. E per chi ha voglia di mettersi in gioco, oggi forse è proprio il momento giusto. Quindi un grosso in bocca al lupo a chi oggi ha deciso di affrontare questo mercato. E siamo in compagnia dei nostri ospiti, di Alice Zamagni e di Thomas Marfella, che hanno appena aperto una nuova realtà che si dedica proprio alla ristorazione extradomestica intitolata Food Lab. Grazie Alice per essere con noi. Ciao Claudia, grazie. Food Lab, una nuova realtà, dove si trova, quando avete aperto e di cosa si occupa? Food Lab è stato aperto un mese e mezzo fa e si trova a Santa Maria Nuova di Bertinoro, quindi qui vicino, e prevalentemente si occupa di catering, consulenze e scuola di cucina. Thomas, una nuova scommessa in questo mondo che vertiginosamente si sta spostando, sono sempre nuove ci sono sempre novità. Questa la tagliamo. Ci sono sempre novità all'orizzonte. Ci sono sempre novità all'orizzonte, poi sai, mi conosci ormai da anni, non riesco a star fermo, quindi questa è l'ennesima scommessa. C'è sempre più richiesta, c'è sempre più richiesta di uno chef a casa, c'è sempre più richiesta di un catering, c'è sempre più richiesta di una persona che conosce questo lavoro. Quindi il Food Lab si dedica proprio a questo, mettere a disposizione alle persone tutto quello che è la cucina e la ristorazione, a casa loro e in qualsiasi location loro vogliono. Quindi in qualsiasi location, Alice, dove operate? In quale territorio portate i vostri servizi? Ah, in tutta Italia e anche all'estero. Quindi sì. Lavorate anche all'estero? Anche all'estero, sì, prevalentemente con le fiere, chef at home, catering. Ma sì. Perché decidere di aprire una realtà tutta vostra? Perché abbiamo sempre avuto il sogno di lavorare insieme e ci sembrava un'ottima soluzione, un'ottima opportunità, lavorando in due ambiti totalmente diversi, diciamo che questa soluzione ci completa. Come avete strutturato il vostro spazio? Allora, io prevalentemente mi occupo dell'organizzazione, della gestione proprio un po' più burocratica e lo aiuto nell'organizzazione pratica dell'evento. E la cucina è totalmente la sua, io non ci metto piede e quello è ambito totalmente suo. Quindi Thomas è una cucina a disposizione per offrire ai tuoi clienti tutto ciò che la tua fantasia propone. Abbiamo sottolineato il fatto che la ristorazione extradomestica è in fortissima crescita, quindi questo piacere di andare fuori casa a consumare il cibo, ma questo comprende anche il piacere di ricevere in casa il cibo, quindi è importantissimo il food delivery e sotto questo aspetto chef at home, quindi lo chef a casa, ordinare il piatto desiderato, bene, ma anche avere uno chef che a casa cucina, serve e racconta le proposte è la richiesta di oggi. È altissima la richiesta, sono tanti anni che noi operiamo sullo chef at home, perché oggi c'è un'attenzione altissima alla cucina da parte del cliente. Come sappiamo le trasmissioni televisive, tutto quello che ci circonda ci porta al cibo. Quindi avere uno chef, un collaboratore domestico, un cameriere che arriva a casa, ti prepara tutto, ti sistema, cucina, ti serve, pulisce e se ne va, è la soluzione ideale. Non dobbiamo stare attenti all'etilometro, quindi si può anche bere un pochino di più e soprattutto si può avere tutto quello che si vuole, dalla A alla Z, qualsiasi richiesta noi possiamo soddisfarla. Quali sono quindi i nuovi trend, le richieste dei clienti, le richieste di coloro che vogliono offrire ai propri ospiti una pranzo o una cena servita? Ma il nuovo trend, non c'è in realtà un nuovo trend, perché partiamo dalla tradizione, quindi dalle cose super semplici alle cose super complicate. È molto bello oggi chi mi chiede le verticali di cocktail, quindi l'abbinamento col cocktail, col cibo, verticali di vino, quindi tutto abbinato, perché è tutto organizzato, quindi è fattibile fare tutto quanto a puntino per loro.
Per quanto riguarda l'ingredientistica, gli elementi da utilizzare, quale attenzione, visto che il consumatore oggi è sempre più attento a una dieta sana, equilibrata, con quel pizzico di novità, però è molto attento alle etichette, a ciò che mangia. Sì, infatti sai che la mia vena è quella del vegetale, del sostenibile, e quindi io ho tolto una grossissima percentuale di animali nel menù. E io avendo la fortuna di avere tutto quanto organizzato da giorni, perché non ti chiama nessuno all'ultimo minuto, ho l'opportunità di andare al mercato, di andare a scegliere il prodotto io di persona, nel campo o dove devo andare, chiaramente. Quindi livello di materia prima altissima, assolutamente. Una storia comunque che nasce da lontano, perché sei appassionato di sana alimentazione da sempre, e questo ti permette anche di lavorare all'interno del tuo laboratorio con dei corsi di cucina. Sì, prettamente formativi e divulgativi, e ne facciamo, ne organizziamo moltissimi su richiesta. Molti default da locandina, quindi molto, molto vegano, molto, molto sostenibile, e quindi è un altro nostro... Quindi anche questo qui è un mondo, Alice, ma cosa comporta organizzare un corso di cucina? Come si muove Food Lab per organizzare queste riunioni dedicate al cibo all'interno dei propri spazi? Innanzitutto si inizia con la collaborazione nostra, di capire che cosa andrà ad offrire questo corso, per poi arrivare a tutto quello che servirà realmente anche di materiale per il corsista e tutto quello che in eventualità può capitare che possa servire quella sera. Quindi si parte anche lì qualche giorno prima con l'organizzazione. Cosa avete per esempio realizzato ultimamente? Ma abbiamo fatto qualche giorno fa un catering per parecchie persone, una settantina, ieri sera un fuorisalone, corsi di cucina, ultimamente qualcosina abbiamo organizzato, sempre per poche persone, perché il nostro focus è quello di avere poco, ma fatto bene, seguito attentamente. Quindi un'attenzione a 360 gradi. E Thomas, essere anche consulente e brand ambassador per le aziende è un valore aggiunto per la vostra realtà e per la tua professionalità? Sì, perché ho la fortuna di essere stato scelto da ormai diversi anni da alcune aziende che seguo e di cui sono onoratissimo. Ne arrivano sempre di nuove che chiedono una consulenza o comunque un brand ambassador, e aiuta, chiaramente aiuta, perché c'è tutta la loro immagine dietro di me che è importante. Quale percorso hai effettuato quindi nell'arco degli anni? Quali sono le aziende anche locali, le collaborazioni che ti hanno permesso di strutturare la tua professionalità, quindi altre aziende parallele alla tua, a grandi nomi di prestigio? Ma allora, sicuramente ci sono diverse aziende che io devo ringraziare arrivato ad oggi, perché mi hanno dato il trampolino di lancio. In primis, senza meno, Tecnogym, dove poi ho avuto la fortuna anche di conoscere te, quindi sì. Sei stato tu in realtà il mio trampolino di lancio, perché sei stata tu la prima a credere in me, e quindi tantissimi anni fa, ormai sono passati 12-13 anni. E collaborazione all'inizio con Orogel, con iCook, che è una scuola in cui io insegno tuttora, a cui sono affezionatissimo, Teleromagna, che poi facciamo tantissime trasmissioni da tanti anni, quindi io ci tengo tanto al territorio, alle collaborazioni con tutti, e perché si crea sinergia. Tutti abbiamo bisogno di tutti oggi in questo mondo, ci vuole appunto sinergia, nessuno va da nessuna parte da solo. Una bellissima sottolineatura questa, è stato veramente un piacere conoscerti nell'arco di questi anni, perché sono stati tanti progetti che hanno comunque fatto un focus sul cibo sano, sul cibo preparato con passione, sul cibo pensato, e che è stato anche comunicato, perché la comunicazione è importante, una comunicazione che voi seguite fortemente attraverso i social, Alice. Esatto, esatto. Prevalentemente lui segue i social, estremamente attento alla comunicazione e anche proprio al modo di porsi con le persone, estremamente ospitale. Diciamo che è un po' questo che forse in alcuni casi ci ha contraddistinto.
Una cosa che mi piace sottolineare è la precisione e la concretezza con la quale segui questi progetti. È proprio una tua forma mentis quella di essere precisa, di essere organizzata. Sì, ci tengo particolarmente, ho proprio bisogno che le cose siano sempre organizzate nel dettaglio e che nulla rimanga così lasciata al caso. Ci si prova. Quindi a fronte dell'organizzazione di un matrimonio sei la referente giusta, perché quando si parla di feste, di progetti importanti, abbiamo la necessità di avere accanto qualcuno che infonda sicurezza e che sia concreto nelle sue proposte. Esatto, importante sempre mantenere la calma in ogni momento, cercare di assecondare il più possibile il cliente, e si fa tutto quello che si può e anche di più a volte. Mantenere la calma, Thomas, è sempre così, perché quando poi devono uscire le portate o deve incastrarsi tutto, come si vivono i momenti, diciamo, di backstage della preparazione di un catering o di un evento importante come può essere quello di un matrimonio, ma anche la grande offerta di cibo che deve esserci magari all'interno di una manifestazione culturale, sportiva? Allora, sicuramente la calma è la virtù dei forti, però non è sempre così, perché io sono la vena artistica di tutto questo. Alice sicuramente è la parte organizzativa, la parte ferma, dove mi dà calma delle volte. Fin quando sono in preparazione c'è molta agitazione sempre, poi durante il servizio invece, ecco, lì scatta il guerriero calmo, fermo, con le mani ferme. È questione veramente di organizzazione, perché non essendo un ristorante che si prepara la linea, si prepara anche di più, poi bisogna aspettare chi entra al ristorante, noi sappiamo già che sono delle quantità, delle dosi da rispettare per non far spreco anche e soprattutto, che è una cosa oggi, anche tema matrimonio, estremamente importante. Poi soprattutto in questo periodo lo spreco alimentare è un focus su cui bisogna stare molto attenti e io ci tengo estremamente tanto, quindi anche quell'organizzazione. Hai toccato un tema importantissimo, quindi lo spreco alimentare. Abbiamo parlato di alimentazione sana e corretta e anche qui il mondo dello spreco comunque può essere tenuto sotto controllo nella maniera migliore grazie a un'ottima organizzazione, ma anche a una grande conoscenza dei prodotti e degli ingredienti. Come ti tieni aggiornato? Qual è comunque il tuo background e la tua capacità di innovarti? Io su questo tema sono particolarmente sensibile già dai tempi, appunto, di 12-13 anni fa, quando ero lo chef di Technogym. Lì c'era tantissima attenzione su questo, quando non c'era attenzione su questo fuori. Oggi io mi cerco di formare, anche se il tempo è veramente poco ultimamente per la grande mole di lavoro, tramite corsi, tramite anche semplicemente parlare con altri ristoratori, semplicemente affrontare a questi argomenti con altre persone. Noi possiamo definirci un'azienda zero spreco, perché oltre all'organizzazione ci sono dei metodi, dei metodi che ti permettono, appunto, che se anche hai dello spreco, di poter riutilizzare quelle cose. Ci sono delle applicazioni molto belle dove a fine catering, se avanza qualche cosa, puoi creare queste box e venderle a poco prezzo su questa applicazione. Funziona tantissimo ed è zero spreco, così almeno non è andato buttato, ma hai venduto questa cosa, anche se a poco, a delle persone. Questa qui è un'ottima cosa, un'ottima faccia della vostra realtà, un food lab che comunque è altamente innovativo, perché avete voluto installare attrezzature, cucine di ultima generazione. Alice, avete anche pensato a uno spazio polifunzionale, multifunzionale, modulabile. Sì, sono stati mesi veramente intensi di progettazione con chi ci ha seguito tutti i progetti, chiaramente ci siamo affidati professionisti e siamo estremamente soddisfatti, è venuto un ottimo lavoro, assolutamente. Come hai vissuto dal quartiere, dal vicinato? Perché comunque è una grande novità avere una cucina professionale in una zona comunque che vede accanto un supermercato, comunque una zona molto movimentata. Sì, c'è stata tanta curiosità e non ce l'aspettavamo neanche un quartiere così tanto unito come in realtà poi ci siamo ritrovati, e è bello, è un bel posto, si sta bene.
Avete ricevuto anche il plauso del sindaco? Sì, all'inaugurazione ci ha fatto molto piacere ospitare il sindaco. Perché voi siete sotto il comune di Bertinoro. Di Bertinoro, esatto. Sì. E fortemente crede in questa nuova realtà? Sì, 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 è stata molto, molto contenta, ci ha fatto davvero tanto piacere averla lì quella sera. Un food delivery che, come abbiamo detto, sta avendo un grande successo. Dietro al food delivery spesso i ristoranti che noi tutti conosciamo, ma anche le famose dark kitchen. E quindi la possibilità di operare dietro le quinte, quindi una cucina virtuale, Thomas, nella quale viene servito quello che viene richiesto. Esatto, questo è un altro aspetto del Food Lab, è uno dei core business del Food Lab. Oggi purtroppo stiamo dicendo diversi no, ma perché dobbiamo avere una struttura dietro, perché non ci aspettavamo tante cose, quindi a breve ci allargheremo ancora di più perché le mie idee sono tantissime. Ci sono tanti ristoranti che aprono, tanti locali che aprono con la piccola ristorazione, che non possono preparare delle cose chiaramente, quindi invece che approcciarsi al surgelato, al congelato, che ci mancherebbe nulla di male, si approcciano alle realtà come le dark kitchen. Quindi ci chiedono dal semplice ragù al capelletto, al fricò, cioè qualsiasi cosa loro le servono, noi le prepariamo, le abbattiamo, le mettiamo sotto vuoto e gliele forniamo. Sotto questo punto di vista c'è anche anche qui un'attenzione meravigliosa sul territorio, perché noi proponiamo soltanto alcune determinate cose. La vasocottura, ad esempio, è il prossimo passo. Da gennaio io spero che riusciamo a metterlo in piedi, che è molto bello per chi non ha la ristorazione, per chi non può cucinare, fare delle vasocotture da semplicemente scaldare al microonde. Il classico barettino, pranzo sotto le aziende, sotto gli uffici, che deve dare comunque una proposta. Quindi ancora una volta a servizio della ristorazione, ma col cuore e la passione. Quanto la tua cucina è influenzata dalla tradizione, quanto invece dall'etnicità, dal mondo etnico, dall'internazionalità? Non bisogna mai dimenticare la tradizione, perché noi siamo fatti di tradizione, però in realtà poco. Non sono un cuoco che si è fatto influenzare troppo dalla tradizione, anche perché io fin da giovane, da cuochetto, sì, ho lavorato qui in zona, ma poi mi sono sempre spostato fuori, ho sempre visto altre realtà, quindi l'etnicità forse mi influenza un pochettino di più. Più che etnicità, la globalizzazione. Qual è il paese nel quale ti ritrovi con la cucina? Ce ne sono due, cui sono molto legato, lo Sri Lanka e il Giappone. Hai detto poco. Cosa ci porti dal Giappone, Thomas? Il Giappone, secondo me, togliendo il sushi, che sicuramente è un must, però c'è tanto altro, tutte le salse, tutti gli agrodolci, tutti i sapori forti che ha il Giappone. Mentre dello Sri Lanka? Sri Lanka, i curry, le spezie, il modo di cuocere determinati alimenti. Quindi all'interno del vostro Food Lab, di questa cucina innovativa, tanti profumi, tanti colori. Come vivi tu il momento della preparazione dei piatti? Io non posso entrare in cucina. Preclusa la cucina. Sì, ho il divieto, però sì, abbiamo una dispensa piena di spezie e lui, che è sempre molto in fermento, tantissimi profumi, tantissimi odori e sempre tantissima fame. E il lato migliore è quello che cattura tutti quanti, perché esatto. Profumi, colori, ma anche l'occhio vuole la sua parte, e quindi hai una particolare attenzione nell'impiattare, nel servire, nel mostrare quello che si andrà comunque a consumare. Sì, io potessi impiatterei soltanto, perché in realtà l'arrivo di tutti quanti i cuochi, tutti quanti gli chef, arrivare, stare al passo al ristorante e impiattare, sicuramente la parte più bella dopo aver ideato i piatti e aver organizzato il tutto. E stiamo organizzando una cena bellissima di beneficenza a breve, quindi sto dedicando tantissimo all'impiattamento, perché sono tante persone, una causa molto nobile, e quindi sto studiando prevalentemente l'impiattamento, avendo tanti cuochi che mi lavorano dietro e quindi vanno avanti con le preparazioni. Io mi sto dedicando soltanto all'impiattamento, alla scelta del piatto, della decorazione e queste cose.
È un aspetto fondamentale, come anche quello di condividere con altri chef, con altri professionisti le esperienze, perché poi quando si lavora in grandi eventi si lavora più mani, come ad esempio nel caso di un altro aspetto che è importante, che sono i team building, che sono queste esperienze realizzate per le grandi aziende che vogliono compattare il proprio organico, che vogliono trovare un momento di incontro, e quindi il cibo, come sappiamo, è sempre l'elemento preponderante quando si vuole condividere, quando si vuole stare insieme. Sì, quello è un'altra attività che a me piace tantissimo, che io potessi fare per la maggior parte, perché unisce l'azienda. La cucina è un microcosmo, è tutto quello che c'è in un'azienda grande, in una cucina piccola c'è, perché dobbiamo avere un risultato in poche ore, mentre un'azienda magari ha un risultato in qualche mese, vede il risultato. Noi invece in 2 o 3 ore dobbiamo vedere il risultato, che è il piatto finito, servito e il cliente soddisfatto. Quindi marketing, commerciale, è tutto dentro alla cucina da noi. E quindi le persone che ci scelgono, cioè che scelgono comunque di fare un team building, capiscono quanto sia fondamentale collaborare fra di loro, quanto sia fondamentale spalleggiarsi, aiutarsi. Questo molte aziende ce lo chiedono a noi, perché ne facciamo diversi, lo chiedono in generale perché è un'attività molto bella, perché appunto magari ci sono dei problemi tra un ufficio e un altro, mettendoli in cucina, che devono far uscire quel piatto, lo sentono proprio, sentono la tensione che devono servire quel piatto entro poche ore da lì all'inizio della preparazione. Ha avuto veramente un grande successo questa organizzazione attorno al cibo per incentivare l'unione dell'organico, del personale all'interno delle aziende. Avete comunque tantissime cose da fare, Alice. Assolutamente sì. Quindi siete completamente presi dal vostro nuovo lavoro e addirittura dovete rinunciare a qualche cosa. A volte purtroppo sì, perché l'azienda è estremamente fitta e si fa fatica a soddisfare tutte le richieste, però ci proviamo. Quindi avete probabilmente avuto coraggio, ma il settore è ricettivo, i numeri vi danno ragione. L'Italia è il terzo paese nel mercato europeo dei consumi fuori casa dopo l'Inghilterra e la Spagna. E vi dico che nel 2030, secondo alcune proiezioni, il comparto sfiorerà i 111 miliardi di euro. Quindi un settore in crescita. Un grande in bocca al lupo ad Alice Zamagni e Thomas Marfella di Food Lab, che oggi sono stati con noi e ci hanno raccontato questo fantastico mondo, il mondo della ristorazione extradomestica in tutti i suoi colori, in tutti i suoi profumi e soprattutto nelle tante opportunità. Grazie e a voi tutti un arrivederci.